Un piano di investimenti nei cimiteri cittadini di circa 6 milioni di euro nei 5 anni di mandato che si completa con l'ampliamento del cimitero di Rifredi, uno dei più grandi dell'area metropolitana. Lo spiegano il sindaco e l'assessore al welfare nel corso di un sopralluogo proprio a Rifredi. Abbiamo realizzato l'ampliamento del cimitero di Rifredi per avere ovviamente più posti disponibili sia a terra che in termini di ossarini. Con questi lavori che abbiamo portato avanti per un costo complessivo di circa 300.000 euro per la parte nuova più alcuni lavori di rifacimento per intorno ai 500.000 euro, andiamo a realizzare circa 3.000 nuovi ossarini e con l'ampliamento poi che continuerà arriveremo addirittura a raddoppiare con 6.000 posti. Oltre a questo da via delle Tre Pietre ci sarà un ulteriore ingresso con un parcheggio in modo che ci sia la possibilità del doppio accesso da tutte e due le parti, questo per dare una risposta al territorio e anche un'opera importante di riqualificazione di quest'area che dietro era un campo sterrato abbandonato, in questo momento invece verrà utilizzato e oltre a questo con tutta un'opera di illuminazione della zona estremamente importante. Nonostante avessero apprezzato l'offerta del sindaco di portare Lorenzo al cimitero delle Porte Sante a San Miniato dove riposano i grandi fiorentini, Rifredi sarebbe il luogo scelto dalla famiglia Orsetti per il loro figlio, non appena riusciranno a riportare la salma a casa. Ma su questo, spiega il sindaco, non ci sono novità. Al momento no, noi attendiamo di sapere dalla famiglia quale sarà la decisione e per noi quella decisione dovrà essere rispettata in tutto e per tutto. Giustamente i genitori di Orsetti si sono presi del tempo, si tratta anche di aspettare appunto quando la salma rientrerà, a quel punto decideremo insieme, sia qui a Rifredi che a San Miniato c'è il posto per la sepoltura e quindi rispetteremo la volontà della famiglia.